Salve, benvenuti, ben ritrovati al canale Al Canile, lo scrittore volante, al podcast del giovedì. Sento dolore, la vecchiaia, i muscoli, tigna scetica. Iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche, seguitemi su Spreaker, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter, eccetera eccetera eccetera. Condividete questo video, mi raccomando, soprattutto se vi ha fatto ridere di intrattenere al tutto giusto. Vi invito ad vedere il video, il podcast di ieri in cui abbiamo finito il Guardiani Innocenti, il primo dei libri di Sud Witch. Ma settimana prossima, mercoledì, potrei portare un nuovo libro ancora. Domani video il podcast sarà sul Corsaro, il Corsaro Nero, il libro del Corsaro Nero, avete presente? E in ultima istanza vi dico che ho visto ieri sera al cinema No Way Home e mercoledì porterò la recensione, sabato porterò la recensione di questo. Ok, quindi siamo ormai alle porte del Natale, del natalizio, e quindi dobbiamo prepararci mentalmente e psicologicamente alle varie robe, ai ritorni della gente dal nord, agli parenti, ai regali che non riceviamo perché ormai siamo troppo grandi per riceverli. Che palle, ma che cazzo, almeno 5 euro. Non ci danno più un cazzo a noi vecchi trentenni, ecco, neanche uno sciarpe, neanche un calzino, neanche un cappello di lana che potrebbe essere utile in questo freddo, invece un cazzo di niente. Comunque, avete preso Arduro Vidal, ma quanto è nostro, come chi magari non lo sa, no? Alessandro Catto, che quindi dice che il nostro Arduro Vidal sia appunto nostro, con la sua panda, quanto è bello, quanto è bello Arduro Vidal con la sua panda, è la cosa più bella del mondo, signori, non c'è cosa più bella di Vidal con la sua panda, veramente. Ragazzi miei, è troppo bello, è la cosa più bella del pianeta, ragazzi. Oh, lui che se ne strafrega del fatto che gli hanno rubato tutto tranne la macchina, e lui rimane con quella macchina, è la cosa più bella dell'universo. Commovente, mi commuovo. Andiamo sulla pagina di intrattenimento in cui possiamo vedere la Santa Messa con Matteo Salvini. E sembra tutto vero. Ma io dico, allora facciamo un piccolo commentario. Sembra che la destra italiana, sono tutte quelle italiane, ma non solo, comunque diciamo generale mondiale, sia più dalla parte della religione e delle forze dell'ordine. Ma io dico, secondo voi come mai quasi quasi, no, ci si spinge, si spingono, ci spingono, ci spingono, è la cosa più corretta da dire, a essere sempre più apolitici e sempre più atei. Ma dico, ma perché questa cosa? Evidentemente, no? Che si pensa che la religione debba essere solo spiritualità, è tutta una menzogna, perché anche quella è politica. Santo cielo, santo cielo,
Madonna santa, come faremo a essere salvi da salvi? Andiamo a vedere cos'altro ci riservano tutto questo. Renato Brunetta ha ricevuto il diploma di cintura nera di judo. Come cazzo ha fatto? Probabilmente con le raccomandazioni. Ma come non si presenta l'esame di teoria per la patente guidando, denunciata. Perché non puoi andare all'esame di guida guidando? Non ha senso. Se c'è il foglio rosa. Ah, ma forse non ce l'aveva, evidentemente. Però che cazzo di senso ha? Perché non hai la patente. Ma che strano. Però c'è il foglio rosa, oppure no. Chissà come funziona. Chissà come funziona. Se il funzio funziona. Il funzio funzia! Tra l'altro qua siamo nel trash più totale, quindi facciamo anche il trash della casa dello scrittore volante che si dimentica pure di mettere a posto le cose. Ok, va bene. Tanto per rimarcare il trisciume, fino a poco fa si sentivano. E dico, minchia, proprio adesso che devo registrare, devono rompere il cazzo! Io li vado a denunciare! Affanculo! Vabbè, la sedia con l'asciugamano è rimasta lì. L'asciugamano con cui mi asciugo il sudore. Oggi sono andato a fare una cosa dopo un po' di tempo. Mi stavo ascoltando Versus. E niente. È lì che ho visto un paio di ragazzi africani. Presumibilmente africani. Che ascoltavano della musica italiana, tipo forse era proprio una l'elettrica Lamborghini, forse dal tutto. E mi sembra di conoscere quella canzone, forse era quella proprio una con Gue, non mi ricordo, ma non era la stessa di Gue, forse era un'altra. Vabbè che non c'è una canzone di con le lettere un pochino in Wesley, effettivamente. Ma che qua stiamo divagando. Stiamo divagando. Ma ci sono un po' del cazzo. Comunque. Non so se conoscete Low Cost Cosplay. No vabbè. Forse non è. Più che altro non ci sono dei TikTok, ma è un personaggio volutamente trash anche questo. Che per replicare delle scene o dei. Insomma, dei manga fa proprio delle cose abbastanza stupide. C'è questa foto che per chi ascolta non la può guardare, forse neanche chi sta guardando il video. In cui c'è praticamente. C'è praticamente lui. Vabbè, comunque fate prima. Mi sa che fate prima andare a vedere su Instagram. Ok, non ce la facciamo. Che tristezza, però. Che tristezza. Vediamo se. No, non ce la facciamo. Forse chiedo scusa, forse ho capito cosa devo fare. No, non abbagliare! Mannaggia la miseria! Vediamo se riducendo la luminosità del telefono.
No, vabbè, si vede sicuramente un po' meglio. Si vede sicuramente un po' meglio. Chi sta guardando il video può ammirare. Proviamo a diminuire ancora di più l'illuminazione del telefono. Vediamo se va meglio. Ecco, il problema era l'illuminazione del telefono. Oh, che scoperta! Oh, signore mio! Oh, signore mio! E questa è solo una delle altre. Adesso ve faccio vedere quella di oggi. Quasi quasi. Osservate. Osservate, ammirate. Sapete, anche io sono uno studente universitario, ancora specialistica di scienze della formazione, educazione, scienze pedagogiche, per essere preciso. E quindi la magia dei e quindi ci sono spesso i professori anche loro, purtroppo, mentre parlano, sentono ambulanze, e schweins, e schwanze, e schinzerazzi, e schetze, moto, ambulanze, Gesù Cristi, madonne. Pim, 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 quindi anche i professori si uniscono a noi nel tesciume generale. Generale, e niente, fate in modo che io vi possa illustrare tramite videace altre foto il nostro low cost cosplay, che solo grazie cosplay, che solo grazie a una semplice immagine bellissima, questo col gatto che fa l'occhiolino. Ai ai ai, fa comunque ridere, pisciare le rise, di risi, di ris, del riso, pisciare le Stavolta ho fatto un sogno. Beh, che ha delle diverse sfaccettature. Quasi quasi ve lo racconto. Come dite? Soffiarsi il naso in diretta è sbagliato, forse sì. Però è quello che fa. Anche questo va a parte del trashume. Magari mi sto soffrendo la sua apposta, che ne sai tu? Che ne sai tu? Che ne sai? Dunque, mi illustro questo sogno. Ma siccome c'è una persona che so che ascolta i podcast e guarda i video, perché anche essa è comparsa nel sogno, però prima mi sa che è un po' più triste e poi finisce a me molto tresciosa, glielo devo raccontare anche a un altro amico. Allora, vabbè, lo faccio qui, diciamo in diretta. Mannaggia la soccola, tutti questi soffi di naso! Finora stavo bene! Secondo me, nell'ansia della prestazione del video podcast, mi sta provocando problemi nasali. Fa fridde! Ma non fa tanto ridere! Ma solo fa un fridde normale, non so. Sai che fa fridde che dice, stai gelando col fridde? Fa fridde normale! Dico io. E poi la gente che dice a Capodanno ci ubbidiamo, a Capodanno dormiamo e basta, silenzio, si dorme. Ormai siamo vecchi, autocalcolizzarsi fino alle 6 del mattino, ma che me ne frega, che me ne fotte a me, che me ne frega a me, io c'ho il diesel. Comunque magari ne parleremo più approfonditamente nella puntata finale. Devo giocare con il fuoco che sarà proprio il giovedì 30. Guarda qui, che coincidenze. Non è una coincidenza, è semplicemente matematica.
Basta, non so smettere di rompere il cazzo, stai zitto, anche se non parli. E quindi questo sogno era un po' strano. Molto strano, dire vero. Allora, lasciatemi mi racconti, appunto. Ero in una specie di... non so neanche che cazzo fosse. Diciamo una grande sala. Diciamo una grande sala, c'erano diversi uomini e diverse donne. È un sogno un po' triste, dire vero, quindi tirate fuori altri fazzoletti oltre quelli che ho già usato io per uscirvi le lacrime. C'erano diversi uomini e diverse donne e nessuna delle donne praticamente alla fine mi prende, se non una... c'è un'amica mia che in realtà penso sia una persona che c'è anche nella realtà, però era nelle sembianze addirittura di delle protagonista, della protagonista diciamo del fumetto Witch, della Witch, come si chiama? Will, mi pare. Silenzio! Sti cani che rompono il cazzo mentre registro. Insieme al naso, sto tutto rompe il cazzo, io non ce la faccio più, è impossibile avere in queste condizioni col naso che scassa il cazzo, dovete aspettare, e non mi stai io e scherziate! Tra l'altro, vi ricordate quella puntata prima in cui non uscì il video in cui mi soffiavo il naso in 3x2, però il video non sono riuscito a far uscire perché come un coglione io cancellai il video mentre si stava caricando e quindi tempevo al coglione. Ok, dunque stavo dicendo e questa amica mia nel sogno mi dice, perché non vai, perché poi alla fine, perché non vai a fare il ballo anche tu? Perché evidentemente non me fregava nessuno, di nessuno, non mi piaceva nessuno, poi quella più brutta diciamo del gruppo, alla fine se va con un uomo e poi io rimango solo e dico, ah, ma tranquillo, a me sta bene stare solo. Che emozione, sentite l'emozione trasudare da questa affermazione. Poi me ne vado a dormire, in un certo senso, perché alla fine scopro che era una specie di residence. Vado a dormire e da questo diciamo tristezza. Ah no, aspetta, perché succede? Poi lei io molto amichevolmente dicevo che la ragazza più bella in mezzo a quella gente era solo lei. Diciamo che volevo bene, ci siamo dato un abbraccio. E poi alla fine se vanno tutti, io me ne vado a dormire alla fine e io penso alla cosa della solitudine bla bla bla, poi mi sveglio con una voce molto familiare che è questo amico mio della realtà che fa pigliame e poi pigliame mucio. Cose che succedono nella verità, nella realtà, ecco. Ovviamente non faccio nomi, però diciamo che questo video e soprattutto questa parte la dedico a lui. E poi, cioè, mi scherzo, prendo in giro in maniera, vabbè, penso, amichevole. E poi dice, ah, vabbè, facciamo un po' un podcast, tipo così. E mi prendo il microfono che sto usando per fare il podcast vero e proprio, e dico, vabbè, facciamolo. Facciamolo. Poi il sogno finisce con una specie di mini topo che si era introdotto in uno dei chip delle cose dell'audio box, no? Di sto coso che sto usando per registrare. Lo prendo in qualche modo, io ho un calcio e poi lo schiaccio, un topo minuscolo, bango, e schiatto. E dico, se sale, poi mi sveglio. E poi, siccome ieri sera, dopo aver visto No Way Home, io e l'amico mio, siamo andati a mangiarci un kebabino, io penso, ecco, vedi cosa succede, perché alla fine abbiamo fatto purtroppo le 11 di sera, ecco cosa succede a mangiare tardi, pesante, fai sogni del genere, però sono stato contento di aver condiviso con voi questa robina, che però forse a voi non fa ridere, o forse fa ridere, che cazzo so. Perché effettivamente io conoscendo il soggetto in prima persona, effettivamente la cosa è molto tresciosa. Perché fa pigliame mugio questo soggetto, questa persona, questo ragazzo. È una sua roba che dice per
per scherzare, no? Perché dice che la vita è un pia pia, cioè un prende e prende, no? Quando si sta con la ragazza, dice che è tutto un pia pia, quindi tutto un prendi prendi. Quindi prendimi mucho, yes! Vabbè. Effettivamente, se voi conoscete il soggetto in prima persona, questo sogno effettivamente farebbe molto più ridere. Chiedo scusa, che spero di avermi intrattenuto a dovere lo stesso. E adesso andiamo alla fine, all'analisi personaggio. E siccome forse sarebbe meglio parlare di personaggi un po' più comici, un po' più così, oggi parliamo di Michael Scott, di The Office, perché il sottoscritto ultimamente si sta drogando di The Office, anche se forse, vabbè, tanto non c'ho fretta, mi guarderò il strappare con i bordi per farci una recensione della prima faccio, ma appunto la recensione Way Home martedì prossimo, martedì esce la recensione Way Home ed è il 21, ok? Stay tuned, come dice coso, Andy, stay tuned a Jim, perché io me lo guardo in inglese The Office. Ordunque, Michael Scott. Il personaggio forse migliore, anzi, migliore di tutto The Office. Diciamo che non sempre tutti i personaggi fanno ridere o intrattengono, e lui rimane allo stesso identico livello, forse perché la bravura dell'attore è indiscutibile. Michael Scott, una specie di eterno bambino, ma allo stesso tempo, siccome lui ci tiene a tutti, è uno proprio romantico, uno che sa affezione, anche all'età che ha, molto, ancora sempre un po' bambinone, un po' infantile, ma comunque. Riesce a essere in tutto questo casino, in tutti questi suoi difetti, un ottimo manager alla fine, perché secondo me le sue abilità si vedono abbastanza palesemente. Io non so se avete visto The Office, in caso non è che faccio cose di spoiler, però in caso l'avete visto, potrei dirvi cose che magari è meglio che voi non le sappiate se non l'avete visto. Uomini avvisati, mezzi salvati, donne salvate, mezzi donne salvate, uomini salvini, mezzi salvini, comunque. C'è una parte da un certo punto della serie, non vi dico qua, ve lo dico qua, quindi attenzione, l'ultimo avvertimento, e se non è, interrotto il video, vaffanculo, se no se lo senti comunque, capito, brutto. In cui, come sappiamo, a un certo punto l'azienda fallisce, ma l'unica filiale, l'unica parte dell'azienda in cui non licenziano tutti è proprio quella di Michael Scott. Che vabbè, ovviamente viene fatto perché non è che posso dire, ah, vabbè, cambiamo le cose, allora vuol dire che cancelliamo lo show, no, The show must go on, ovviamente, però hanno messo questa cosa interessante. È proprio per ridere, perché è uno che si rende conto e non se ne rende conto, di cui si rende. E cioè, spesso fa queste cose, sembra molto narcisista, ma forse per certi punti di vista lo è, ma forse nel senso più buono è il termine, perché è proprio il personaggio più umano là dentro, no? Cioè, è proprio quello che ci rimane male, proprio quello che si fa lì, sui pipponi mentali, quello che crede nell'amore, quello che è proprio. Crede anche nel suo lavoro, crede in tutto quello e ci tiene a fare in modo che tutto funzioni al 100% per ogni singola persona che fa parte dell'ufficio, nonostante tutte le controversie. E poi, cioè, proprio bello, cioè, proprio ridere perché fa questi gesti molto spontanei. Il caos, mi arrivo sconto, è il caos più totale in un posto in cui di lavoro, in cui forse il caos più totale è la cosa più negativa da avere. Come manager, però lui e Dwight e Jim, che sono proprio i più forti del show, quelli che vanno a ridere di più alla fine, secondo me, sono tutti e tre un grandissimo trio di pazzi. E Michael Scott è, boh, è proprio quel personaggio che è lì e dove non dovrebbe essere, praticamente. Con tutti quei difetti di personale e caratteriale che forse
non, in qualche modo, se tu pensi a una figura standard di un manager, di un, quindi un capo di un'azienda, non dovrebbero farne parte. Però alla fine lo fa, e lo fa evidentemente bene, perché se no altrimenti chissà quante volte avrebbe rischiato il licenziamento, no? E secondo me alla fine è ben voluto, e no, sicuramente è ben voluto, perché poi quando, altro spoiler, se ne dovrà andare per andare a raggiungere i genitori di Holly, insieme a Holly, quella che diventerà la sua sposa. E tutti ci speravamo alla fine, perché nelle commedie tutti sperano sempre una specie di lieto fine, alla fine, perché noi tutti facciamo il tifo per uno come Michael Scott. Noi tutti facciamo il tifo per uno come Michael Scott. Perché è proprio come noi. Ecco. Michael Scott è uno di noi in una posizione strana. Ma che appunto lo fa bene, perché si fa ben volere e riesce a mantenere l'azienda al massimo livello possibile. E Michael Scott lo sa farci ridere, ci intrattenere, è un personaggio a cui lo spettatore si affeziona proprio per questi difetti, proprio per queste robe, e alla fine lui funziona in modo perfetto. E senza di lui The Office non è lo stesso, e non sarà lo stesso, e non potrebbe essere. È il personaggio che è il cardine, è il personaggio cardine. Come fai a vedere un The Office senza un Michael Scott? Non puoi. Però devo dire che, anche se secondo me lui è una parodia di persone che alla fine, purtroppo, mi viene da dire, esistono davvero. Persone che sono rimaste un po' nella loro crisi di Peter Pan eterno, nonostante Michael Scott abbia quasi 50 anni, non si capisce bene la sua età, ma comunque penso che orientativamente sia verso i 50 anni, quindi un uomo di mezza età, con una crisi di mezza età eterna praticamente. Però secondo me è una specie di parodia di persone che alla fine esistono davvero, ma che alla fine non sono così tanto belle, brave e ben volute come Michael Scott, anzi, che la loro infantilità è più un grosso danno che il resto, alla fine. Quindi mi ha ricordato qualcuno, ma ho detto, magari questo qualcuno sia, possa essere davvero come Michael Scott. E quindi gli vogliamo un gran bene. Vi consiglio di guardare The Office, se non l'avete ancora fatto. E niente, io concludo qui, perché ho concluso qui, ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì, la puntata di Un Giro con il Folle. Ci vediamo settimana prossima, con la prossima puntata di Un Giro con il Folle. Con nuove robacce, nuove trashate, nuove stronze da raccontarvi. E nuove analisi del personaggio. Mi raccomando, stay tuned, domani il corso torneo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate una, attivate la campanella, eccetera, eccetera, e sentitevi poi anche la recensione di Guesos per sabato, qui farò il video e poi scriverò anche la recensione, faccio tante cose, e niente, alla prossima, dopo sto scrittore volante, buona giovedì sera, mi raccomando, ciao ciao.